Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube Chef Tourist. Oggi voglio condividere con voi un semplice duo di contorni che faremo: una patata al forno gratinata più o meno, diciamo, con gusti mediterranei, però gratinata, che si può presentare bene come un contorno che adesso ci avviciniamo alla Pasqua, che la possiamo abbinare vicino a un abbacchio, vicino magari uno scottadito o qualsiasi altro secondo goloso sia. Poi faremo un involtino di cavolo cinese, che ormai nelle tavole italiane è molto conosciuto negli ultimi 30 anni, che ha il gusto di un cavolo, e lo scotteremo prima in acqua, così per 2-3 minuti lo andiamo a sbiancare, non a cucinare, in modo che lui rimanga croccante. Lo raffredderemo con acqua fredda e poi lo faremo a forma di involtino. E vi mostrerò come. Per questa ricetta ci serve del brodo fresco, che già io mi sono portato avanti, degli aromi, salvia, timo, rosmarino, del grana padano, del burro. Ok, l'acqua sta bollendo, iniziamo con la cosa più facile e dopo andremo sul difficile. Andremo a sfogliare il nostro cavolo, ci aiuteremo con uno scolapasta, e lo faremo delicatamente senza romperlo, a foglie così, lo andremo a lavare. E faremo questo lavoro qua, senza romperlo, se è possibile. Ok. Dopo fatto questo lavoro qui, foglia dopo foglia, vi farò vedere il resto. Vato, bello pulito. Ora andiamo con l'acqua che bolle. Mettiamo al massimo. Non c'è bisogno di salare l'acqua, perché poi avremo un brodo abbastanza sapido. E andiamo attentamente, con un po' di accorgimenti, a buttarlo senza rompere la foglia tenera davanti. Ci vuole veramente pochi minuti, massimo 2 minuti. Come bolle l'acqua lo togliamo, perché la caratteristica di questo cavolo è proprio il gusto particolare che lui ha, e la croccantezza che andremo poi ad abbinare col burro e il grana, che è un connubio meraviglioso. Ok, ora lo faremo immergere nell'acqua, così lo copriamo e lo lasciamo bollire al bollore 1 minuto, massimo 2 minuti. Nel frattempo che il nostro cavolo vada in ebollizione, andremo a preparare i nostri aromi per le patate, che ci serve un bel po' di aromi abbondante per realizzare queste patate gratinate. Andremo a prendere del rosmarino, togliamo dei rametti così, delle foglie di salvia, solo le foglie, del timo, ok, ora dopo aver fatto questo andremo a tritarle, ma a tritarle veramente come polvere. Più sottile possibile,
ora vi farò vedere io come devono venire. Poi, se non riuscite con le mani, potete usare qualche tritatutto oppure un mortaio. Però se mettete un po' di attenzione e un paio di minuti in più, ce la fate anche voi. Ok, ci siamo già. Questo è il risultato. Ora andiamo a prendere in un padellino o un pentolino. Io uso un padellino, voi potete usare un pentolino, un pentolino così. Io vado a mettere qui e metto un 3-4 cucchiai di olio. Ok? Vado a mettere un 50 g di burro, più o meno. E lascio a temperatura bassa temperatura media, metto le mie erbe qui, e lascio che diventa un'infusione che non deve superare i 75 gradi, ok? Non deve friggere e non deve cucinare, deve venire fuori un'infusione per circa 5 minuti, ok? Dopo questo sarà il condimento delle nostre patate. Ok, nel frattempo il nostro cavolo è pronto. Bello al dente. E lo andiamo con accortezza a togliere senza far rompere la foglia sopra. E lo immergiamo in acqua fredda. Se volete aggiungere del ghiaccio, ben venga, ma così basta. Acqua fredda, 2-3 minuti e pronto. Andiamo a salare i nostri aromi. E lasciamo che vada avanti. Ora vi farò vedere come andremo a fare le patate. Allora, l'unica accortezza per fare queste patate è che devono avere più o meno tutti, è uguale se una è più lunga, se una è più rotonda, devono avere più o meno tutti lo stesso peso. Non è che adesso vi chiedo chissà a mettersi là a vedere il grammo in più, il grammo in meno, no. Anche se qualcuna è 30 grammi più grande dell'altra, non ci importa. Però devono essere più o meno uguali. Ma non ci importa se una è più grossa e l'altra è più lunga, l'importante è il peso, perché poi andremo a calibrare la cottura in forno uguale, no? Ok? Ora le scoliamo, poi vi farò vedere come andremo ad assemblare. Ok, il nostro olio e burro aromatizzato alle erbe è già quasi pronto, lasciamo l'ultimo minuto, vedete? Non cucina, ma questo è l'effetto del burro. Va bene.
spegniamo. E ora nel frattempo vi mostrerò il taglio. Con un coltello a lama fina andremo a fare questo. Andremo a togliere un pezzettino di giù di patata e faremo questo lavoro qua. Cerchiamo di tagliarle più sottile possibile. Vedete così? Vi farò vedere meglio, a più non posso, così. Ok? Abbiamo fatto quasi delle chips. Dopo aver fatto questo, andremo con l'aiuto di una cucchiaia, andremo a bagnare la nostra pirofola. Questo può bastare per adesso, eh? Andremo ad assemblare la nostra patata in questa maniera qua. L'appoggiamo, teniamo le estremità entrambi, così, e cerchiamo di aprirla. Con le mani, ok? Così, non c'è niente di difficile. E andremo avanti per così. Ok, spero che non ci sia niente di difficile. Dopo aver fatto questo, andremo ad immergere il burro con l'olio fuso. Salarle. Ora le andremo a mettere a 200 gradi ventolati per 30 minuti. Dopo i 30 minuti andremo ad annappare col resto dell'infusione di olio e burro e dopo li lasceremo a 180 gradi per altri 15 minuti. Vi rassicuro che verranno veramente un contorno spiziosissimo. Ora vi farò vedere il cavolo, andrò ad infornare le patate. Ok, ora prendiamo una padella e mettiamo con un filtrino, andiamo a mettere il nostro brodo vegetale, mettiamo un bel po', così, andiamo a mettere due tocchetti di burro. Questa quantità, con l'aiuto di una frusta
andremo ad aiutare il burro a diventare una cremina, no? Più o meno in questa maniera. Andremo ad aggiungere un pizzichino di sale, perché il brodo non l'ho fatto salatissimo. Andremo ad aggiungere un pizzichino di sale. Ok. Ora lo lasciamo moderatamente restringere. Prendiamo il nostro cavolo. Lo stendiamo così, sul tagliere. Come vedete è bello croccante, eh? E andremo a fare questo lavoro qua, lo saliamo leggermente, ma un pizzichino, possiamo anche evitare il sale, e andremo a fare con del grana padana, così, ok? Ora prendiamo dalla parte dura e facciamo dei normali involtini, così. Vi assicuro che sarà un'eccellenza questo contorno, eh? Stringiamo l'estremità e poi ci aiutiamo con le mani a far entrare dentro la parte più delicata, eh? Così, deve venire un involtino. Stringere e accompagnare, così. Vedete? Questo, e andiamo avanti. Mano a mano prepariamo, incominciamo a mettere delicatamente in padella, così. E andiamo a finire il resto. Dopo arrivato alla fine, ora lasciamo a temperatura alta, senza coprire. Temperatura alta senza coprire per 3 minuti, lasciamo che si asciughi un po' di brodo senza coprirli, così, e dopo vi farò vedere il risultato, come devono venire finale. Ok, ora piano piano sta cucinando, vedete, deve proprio bollire così, eh. Ora che facciamo? Andiamo a mettere un altro pochettino di burro, un po' di qua, un po' di là, a tocchettini, così. Questa è proprio la caratteristica di questo piatto qua, di questo contorno, eh? Ci aiutiamo con la rimanenza del parmigiano, grana padana, quello che sia. Ce lo mettiamo su così, che okay, non molto, eh. E questo li lasciamo altri 2 minuti e poi li teniamo coperti. Poi il brodo che voi vedete adesso si legherà alla verdura. Quando lo serviamo, questo dobbiamo servire asciutto. È proprio un contorno top. Rifatelo e fatemi sapere. Ora lasciamo così a temperatura violenta per gli ultimi 2-3 minuti ancora. Ok, dopo i nostri 45 minuti di cottura le nostre patate sono così. Le abbiamo
Dopo i 30 minuti le abbiamo annappate un paio di volte con la cucchiaia del suo stesso olio aromatizzato alle erbe, olio e burro. Come vedete il burro non si è bruciato perché c'era l'olio. Questa è la croccantezza e la morbidezza che avrà questo contorno, che sarà da abbinare a dell'agnello, a dell'abbacchio, ora il periodo pasquale, che è veramente un'eccellenza. Rifatele e fatemi sapere. Poi è un contorno che si presta a prepararlo molto prima e riscaldarlo quando i commensali saranno al tavolo, senza troppo stress. È un piatto che si presta per le feste. E lo stesso è il nostro cavolo. Come vedete, si è asciugato dal suo brodo ed è rimasto croccantissimo. Ora li andrò a mettere nei piatti da portata e vi assicuro che farete veramente un figurone. Piatti super veloci da realizzare e che non sono stressanti. Ok? Con poco abbiamo veramente dei contorni super eccezionali, dei prodotti che non costano neanche tanto cari, eh? Con 2 euro di cavolo qua abbiamo un super favoloso contorno. Ok, poi se vogliamo annappare con un po' di suo brodo, che non è altro che brodo fatto vegetale da verdure, e lo stesso le nostre patate. Saranno super croccanti e super morbide. Poi un'alternativa a queste patate, che se vogliamo li possiamo mettere un po' di mozzarella, formaggio filante o provola, quello che sia, eh? Però io le gradisco così. Ok? Questi sono i miei contorni. Cavolo cinese con burro e grana padana, patate aromatizzate con burro, olio ed erbe. Se il video vi è piaciuto condividete o iscrivetevi alla mia pagina YouTube. Un bacione a tutti, buona vita!